Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bentrovati cari fratelli e sorelle, siamo nella 26esima domenica del tempo ordinario. Ricordatevi cosa Gesù aveva detto l'ultima domenica, con la 25esima, una frase molto forte. Aveva chiamato a sé i discepoli, aveva detto loro: chi di voi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Quindi una parola molto forte, una parola che è poi entrata nel cuore degli apostoli e gli ha cambiato la vita, gli ha fatto capire che dovevano essere servi di tutti. Oggi la parola di Gesù ci fa comprendere anche un'altra tentazione a cui possiamo essere soggetti come Chiesa, la tentazione, possiamo dire così, della gelosia, la tentazione dell'esclusivismo, la tentazione di sentirci noi e quasi poi di escludere tutti gli altri, la tentazione, tra virgolette, possiamo dire così, anche di un settarismo, no? Quando si parla troppo del noi, 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 quando invece con lo Spirito Santo agisce nei cuori di tutti. Ricordatevi quel brano della parola di Dio, del Vangelo di Giovanni, in cui si dice che lo Spirito Santo soffia dove, come e quando vuole. Quindi dove, come e quando vuole. Quindi lo Spirito Santo si può servire di tutti per fare del bene, per aiutare il prossimo. E quindi un po' questo Vangelo di oggi ci invita a non escludere, ma ad accogliere le persone, ad accoglierle anche per tutto il bene che possono fare, ad accoglierle per i doni che Dio gli ha donato, perché si mettono al servizio di tutti, con i carismi che Dio ha donato. Se pensate nella Chiesa, quanti siamo? Siamo tantissimi in tutto il mondo, i cristiani sono 2,5 miliardi, quindi, e quindi lo Spirito Santo agisce nei cuori, converte i cuori. Lo Spirito Santo può anche prendere un peccatore e farlo diventare il più grande santo. Quindi ecco, non lasciamo limite all'azione dello Spirito Santo che è con noi. Quindi vincendo tutte quelle tentazioni dell'esclusivismo, vincendo quelle tentazioni che ci spingono poi a chiuderci. Invece lo Spirito Santo ci invita a vedere tutto il bene che è presente in mezzo a noi, accanto a noi, nei nostri fratelli, a vedere tutto il bene che possiamo anche ricevere da tante persone, quindi vincere questa tentazione dell'esclusivismo e della gelosia. Il brano del Vangelo infatti inizia con questa parola: in quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. E Gesù gli disse: non glielo impedite, perché a chi è come loro, perché, come dice Gesù, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. E addirittura poi dice quell'espressione che sappiamo tutti del bicchiere d'acqua: anche se uno vi darà un bicchiere d'acqua, non perderà la sua ricompensa. E quindi ecco, saper vedere il bene. Alcune volte noi, ecco, anche nelle persone non riusciamo a vedere il bene, vediamo soltanto forse un po' di male che hanno fatto, senza riconoscere l'azione di Dio in loro. E quindi questo è un cambiamento anche di rotta, anche da parte anche delle parrocchie, dei gruppi, della Chiesa, l'apertura agli altri, l'ascolto anche degli altri. Certo, al centro c'è Gesù Cristo, al centro c'è il Vangelo, e Gesù Cristo si può manifestare attraverso lo Spirito Santo anche attraverso persone che
forse noi non conosciamo persone a cui ispira un sincero cammino di conversione. Come dicevo prima, il Signore può convertire chiunque, quindi bisogna stare molto attenti a saper cogliere tutti questi segni che Dio ci dona attraverso le persone che anche mette accanto a noi e non escluderle dalla nostra vita, non escluderle dal nostro cammino. Fanno parte della nostra vita, ogni persona ha un valore grande, ha un valore grandissimo. E quindi l'ultima parte del Vangelo poi ci invita a osservare poi di più noi stessi. C'è quel detto: se uno riesce a cambiare se stesso, allora potrebbe cambiare anche il mondo. E questa frase di Gesù, questa frase che è presente nel Vangelo, dice: se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala, è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna. Ecco, questa frase, queste frasi di Gesù, che sembrano anche abbastanza dure, ci invitano a osservare di più anche noi stessi, osservare noi stessi per vedere se qualcosa è contro Dio, perché può darsi che ecco, noi ci manifestiamo cristiani e religiosi, però nel nostro comportamento c'è qualcosa che dispiace a Dio. Non è che questa frase poi va intesa in senso letterale, no? Ma va intesa in senso spirituale. Ad esempio, nella parola di Dio si parla della circoncisione del cuore, cioè il nostro cuore che deve essere purificato. Nel nostro cuore non dobbiamo dare spazio a tutto ciò che è peccaminoso, a tutto ciò che è male, e quindi saper fare un discernimento sulla propria vita e cambiare la nostra vita. Quindi un po', diciamo, in fin dei conti, anche questo Vangelo di oggi ci fa capire questo, che se noi riusciamo a vedere anche tanto il bene negli altri, l'azione di Dio negli altri, questa azione di Dio negli altri, noi ci rallegriamo, non siamo gelosi né tantomeno invidiosi che il Signore susciti persone sante, anzi benvengano tante persone sante in mezzo a noi. Però questo bene che vediamo negli altri, questa azione di Dio che vediamo negli altri, diventa anche per noi motivo di ulteriore correzione. Quindi noi che siamo cristiani camminiamo continuamente verso Dio, il cammino di conversione continua sempre. Tanti buoni esempi che vediamo negli altri, forse anche in persone che non conosciamo, oppure che forse non si dicono cristiani, però poi fanno tanto bene. Alla fine, insomma, questi esempi positivi ci aiutano anche a migliorare noi stessi. E quindi, piuttosto che escludere le persone, ecco, noi dobbiamo accogliere le persone, valorizzare le persone e poi correggerci anche noi personalmente. Se uno riuscisse a cambiare se stesso, come dicevo prima, lo diceva anche Madre Teresa, se uno cambia se stesso, se uno migliora se stesso, può migliorare l'ambiente in cui vive e può migliorare il mondo. E questo è quell'augurio che, ecco, noi facciamo anche in questa 26esima domenica del tempo ordinario, che riusciamo a vedere il bene presente in mezzo a noi, che è tanto, convertire pian piano il nostro cuore, però tutti quanti verso un'unica direzione, non un bene generico, ma Gesù Cristo. Gesù Cristo è il nostro vero bene, Gesù è la nostra salvezza eterna, Gesù è tutto, tutti quanti noi camminiamo verso di Lui, quindi manteniamo sempre un atteggiamento umile, anche tutti quanti noi di Chiesa, dobbiamo essere i più umili di tutti, dobbiamo essere i più accoglienti di tutti, come ha fatto Gesù. Ecco, il Signore vi benedica, ecco, con questa intenzione, ecco, che abbiamo messo in questo Vangelo. Sono vicino alla chiesa dell'Addolorata qui a Curinga, diciamo un'Ave Maria e vi do una santa benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione della Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa domenica a tutti. Qui a Coringa le sante messe saranno celebrate alle ore 8:30 nella Chiesa Matrice, poi alle ore 11 sempre nella Chiesa Matrice e poi questa sera alle ore 18:30 nella Chiesa dell'Immacolata c'è la novena anche di San Francesco d'Assisi. Buon cammino di preghiera a tutti, buon cammino di conversione, camminiamo tutti con gioia verso il Signore. Buona e santa domenica a tutti.